Cosa ti aspetti in bare da questa Bulgaria? Un freddo glaciale mi aspetto. Io mi aspetterò, insomma, una vacanza spettacolare invece, all'insegna dell'ignoranza. Quello speriamo, ovvio. Quindi vedremo come andrà. E come sempre, ragazzi, come alle medie, abbiamo corrotto la hostess e ci siamo seduti vicini. È arrivato Bulgaria, già c'è caldo. È video. Fammi cacciare un po'. Fallo. Sicuramente la Bulgaria non è una meta che, insomma, la gente decide facilmente di visitare. E anche quando decidi di visitarla, ti chiedi sempre il perché. Il perché sei venuto qua. Ce lo stiamo esattamente chiedendo. Големия тротуар да вървят и като стигнат в следващия трам. Anche qui, ragazzi, è molto difficile decidere perché ogni scritta è in bulgaro, ovvero nell'alfabeto cirillico. Siamo appena stati là di dietro, che quello è il Palazzo della Cultura. Adesso stiamo passeggiando, insomma, in questo parco e stiamo andando verso il centro. E giustamente non poteva mancare un buon brulè ai mercatini di Natale. Di? Dove siamo? Sofia. Ah, Sofia, è vero. Scusa, mi hai messo una scucciarata di zucchero? The little of sugar inside. Come fa a provarmela? Com'è in bar? Spogliati qua davanti a tutti. Wow. Gira. Mamma mia. Cadì bro, che piatto ti è arrivato qua? Cos'è? Un pane con formaggio e aglio, dagli una annusata. No. Passiva. La faccia della felicità. Un fatto eclatante che ci è appena capitato, ragazzi. Siccome noi abbiamo fatto la mancia, la tips se la sono presa i camerieri talmente tanto da non salutarci nemmeno. E noi quindi cosa faremo adesso? Recensione negativa. Una stella su TripAdvisor. Esatto. Così imparano. My dream car. Tirati giù quella merda di mascherina, fratello, e senti che cazzo di profumo c'è in questo ristorante. Oh sì, delizioso. Oh sì, davvero. Avevamo voglia di una birra tipica from here, from Bulgarian, e inadatto questa. Che dici in bar? Piove? Piove troppo! Ah se piove! Cazzo! Bagna tutta la baretta! Snow in Bulgaria! Aspetta che qualche calcola male robe! Com'era che la finestra? No! Che spettacolo, ragazzi, guardate che paesaggio! Sofia, ragazzi, è la capitale, come sapete, della Bulgaria. Ci sono presenti all'incirca 2 milioni di abitanti. La lingua principale è il bulgaro, che si assomiglia un po' al russo. Infatti gli anziani ancora qui parlano il russo e gli studenti, appunto, perché lo studiano, studiano l'inglese. Quindi qualcuno lo parla, ma non tutti. E la moneta è? La moneta è il lev in Bulgaria, che equivale circa alle nostre vecchie lire, quindi il doppio dell'euro.
un esatto. euro sarebbero 2 lev circa, poco meno. E i costi sono abbastanza. Sì, diciamo che siamo poveri anche qua, ora alla fine. Siamo dai, poveri perché... ovunque. Qui ragazzi siamo nella via principale di Sofia che si chiama Vitoscia, che prende il nome dalla montagna qui vicina. Esatto, che ora non si vede perché vicino, è là di dietro alla città. È innevata. Guardate ragazzi, mi trovo davanti alla cattedrale ortodossa più grande del mondo. Si chiama Aleksandr Nevskij e praticamente è stata costruita ai primi del Novecento. È stata dedicata a lui perché ha combattuto per scacciare l'impero ottomano da Sofia. Monumento che risale ai tempi dell'ex Unione Sovietica, quello che mi trovo davanti. Purtroppo le scritte sono tutte in alfabeto cirillico e su internet non c'è scritto niente di cosa significa esplicitamente questo monumento. Comunque c'è una persona che sta sorreggendo un mitra nell'alto. Rotonda here in center city. Oddio amore, guarda che carino questo banchettino. Amore mio, oddio. A mio cugino è molto affamato e sta diventando parecchio nervoso. Andiamo a cercare del cibo adesso. Yeah. E ora stai bevendo? Un buon tè con la grappa alla prugna, ragazzi. E l'idea di chi è stata? Di Mbare Luca. La temperatura è di meno 2 gradi. Voglio i diritti d'autore qua, sia chiaro. No, ma sempre aspetta. Aspetta Luca. Ma io metto dopo così. No Luca, guarda. Luca, insegna. Un po' di pepe. Cosa stai mettendo? Un po' di tutto, un po' di sale. Un po' di tutto, rosmarino. Piccante, non piccante. A mio cugino affamato dall'altra parte del ristorante. Salute my friend. Comunque ragazzi devo dire che questa Sofia non è affatto male, un po' sottovalutata per i miei gusti. E le attrazioni però sono molto vaste, c'è tanto da camminare, quindi bisogna armarsi di scarpe parecchio comode. Che pappone bro che sei. Io non vaccino, lui ci ce l'ha. We are eating guanciale, come cazzo si dice in inglese? Cazzo in inglese? Chicks? Chicks in inglese. Chicks. Chicks. Porca mio. Racchia bulgara. Tipo il nostro whisky o whisky insomma scozzese. Invecchiata di 30 anni ragazzi. Vai Fra, hai fatto abbastanza schifo, puoi venire a pesarti.
Ho mangiato meno di te, c'è la cazzo. Hai mangiato meno di me? Sì, sì, fai vedere qua i buttelli. È giusto qua? Sì, è giustissimo, no, ci sono i chili. No, no, non guardare. No, perché di solito qua. Fai vedere. La bilancia del menone la si sbaglia del 106. 100, quanto cazzo sei un maschio? Impossibile. Good evening, guys. I never smoked the cigarette into the snow. This is incredible for me. Look at the car behind me. It's so crazy. It's full of snow. Quando passi per la via principale c'è Erson Ramazzotti e ti cadono che le palle. Che bisogna tapparsi il naso così per cantare meglio. Erson Ramazzotti. Good morning. Buongiorno. Buongiorno Italia. I like Italian girls. Girls. Started a lot of hiking trails, tracks. Stop here to take some photos. Yeah, it's okay. Thank you. Qui ragazzi mi trovo nel Rila Monastery, incastonato tra le rocce in Bulgaria a un'ora da Sofia. Abbiamo pagato tutto per venire qua e ci è costato solamente 25 euro, andata e ritorno. È davvero incredibile. Disegnato questi affreschi, hanno di quei colori pazzeschi, vivacissimi, si vede perfettamente con la neve, è un paesaggio che non ho mai visto davvero. E uno giustamente si chiede, ma perché in Bulgaria? Secondo me solamente questo monastero vale tutto il viaggio, ragazzi. Drinking fresh water direct from the mountain. La prima parte del monastero, ragazzi, fu costruita nel XIV secolo e l'ultima fu completata intorno al XIX. Dopo, durante insomma le guerre con insomma l'impero ottomano, molte strutture furono abbattute e dopo col tempo ricostruite, e intorno a tutto questo complesso la gente ancora ci vive e non si può andare nei piani superiori, purtroppo. I ristoranti sono aperti solamente d'estate, nel periodo invernale, io penso proprio per il freddo, non c'è quasi nessun turista.
Email. Oh, email. No. No email. Email, Lucas. Lucas. Ah, okay. Lucas. Maca, maca lì. Ragazzi, il nostro viaggio termina qui. Sofia ci ha stupiti entrambi, davvero prezzi ridicoli. Un volo costato solamente 16 euro, attrazioni abbastanza dispersive, ma bella comunque gente, bella gente. Bella direi. Gente. E secondo me ne vale assolutamente la pena come sì, città da sì. Visitare. 2-3 giorni ci stanno. Consigliata, ragazzi, visitatela assolutamente.